Ciao, com'è andata la tua giornata? Ti capita alla fine della tua giornata di prenderti il tempo per fare un bilancio di com'è andata? Questo è molto importante perché comunque tieni conto che la tua vita è fatta da tante giornate e dal bilancio di tante giornate una dopo l'altra. Come fai tu a trascorrere una giornata in modo da avere alla fine della giornata un bilancio positivo? Intanto la cosa principale è non essere connessi alla paura ma all'amore. In che senso? Se tu sei connesso alla paura, anche le tue scelte di come trascorrere il tuo tempo sono connesse alla paura, mentre se sei connesso all'amore, semplicemente ti lasci guidare dal tuo sentire. Questo ovviamente non può che creare delle circostanze positive e utili a farti sentire di avere trascorso la tua giornata nel modo perfetto per te. Non c'è un modo perfetto in assoluto, c'è il modo perfetto per te in quella giornata stessa. E quindi molto spesso ti troverai ad agire in un certo modo e a fare magari delle scelte diverse dalla tua programmazione precedente. Quindi questo avviene perché può avvenire perché tu ti lasci guidare e sei connesso alla fiducia e all'amore. Quando tu invece sei connesso alla paura, che cosa farai? Quando sarai connesso alla paura, invece ti atterrai ad un programma magari rigido che non ti risuona in quel momento, non ti risuona in quella giornata, quindi magari non riuscirai a portarlo avanti nel modo corretto e ottimale e non riuscirai ad avere alla fine della tua giornata un bilancio positivo. Perché magari non avrai fatto le cose che sentivi dentro di te importante fare in quel determinato momento. Quindi ricordati molto bene, connettiti all'amore prima di fare le tue scelte, connettiti alla fiducia incondizionata e lasciati guidare. Ti auguro una bellissima serata. Ciao!